Partiamo con la slide generale che riguarda, diciamo, la produzione di rifiuti e gestione dei rifiuti urbani nell'Unione Europea disponibili sul database Eurostat riferiti al 2015. In Europa si registra una riduzione pressoché trascurabile dei rifiuti urbani prodotti. Gli ultimi dati che abbiamo a disposizione indicano in poco più di 242 milioni di tonnellate la produzione di rifiuti dell'UE 28 con un calo dello 0,05% rispetto al 2014. Quanto alla gestione, nell'Unione Europea, sempre a 28, quasi il 30% dei rifiuti urbani gestiti è avviato al riciclaggio, quasi il 17% a compostaggio e digestione anaerobica, mentre il 27,5% e il 26,3% sono rispettivamente inceneriti e smaltiti in discarica. Andiamo avanti. Nel 2016, che è l'anno di riferimento, la produzione nazionale di rifiuti urbani è pari a 30,1 milioni di tonnellate. Siamo aumentati rispetto al 2015 di circa il 2%, circa 600.000 tonnellate in più. Va anche rilevato che il dato di produzione, così come i dati di computo di misurazione della raccolta differenziata, da quest'anno sono cambiati perché, come è noto, penso a tutti presenti in sala perché siamo tutti addetti ai lavori, come sapete è stato emanato il 26 maggio del 2016 il decreto ministeriale che reca le linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Questo ha portato delle differenze nelle metodologie di calcolo sia del rifiuto urbano prodotto sia della raccolta differenziata, come diremo successivamente. Quindi, rispetto però all'anno precedente, si registra una inversione di tendenza, non solo rispetto al 2015, ma rispetto al periodo 2011-2015, nel quale, come ricorderete, avevamo assistito a una contrazione significativa nella produzione di rifiuti, significativa e direi progressiva. Se analizziamo questo dato per macro area geografica, vediamo che la produzione pro capite si attesta a 497 kg abitante anno, con un incremento percentuale tra il 2015 e il 2016 pari al 2,1%, pressoché ovviamente uguale rispetto all'incremento nazionale di cui vi ho parlato prima. La produzione di rifiuti urbani cresce in tutte le macro aree geografiche, con un aumento più rilevante nel nord Italia, più 3,2%, più contenuta nel mezzogiorno, più 1,1%, e nel centro, più 0,9%. Veniamo alla raccolta differenziata. La percentuale di raccolta differenziata nel 2016 sul territorio nazionale è stata pari al 52,5% della produzione nazionale. Siamo cresciuti del 5% in più rispetto al 2015 e questo è un dato particolarmente significativo che credo non meriti ulteriori commenti. Rispetto alle macro aree del Paese abbiamo una percentuale del 64,2% nel nord, del 48,6% nel centro Italia e nel 37,6% nel mezzogiorno. Andando adesso a vedere la ripartizione della raccolta differenziata, possiamo notare che il 41,2% del totale raccolto, quasi 6 milioni e mezzo di tonnellate, è costituito dalla frazione organica, ovvero ai sensi del nuovo decreto ministeriale parliamo di scarti da cucina mensa, sfalci, potature di giardini e parchi, manutenzione del verde ornamentale. Il 20,3%, pari a circa 3,2 milioni di tonnellate, è rappresentato dalla frazione cellulosica, l'11,7%, quasi 2 milioni di tonnellate, dal vetro e il 7,8%, circa 1,2 milioni di tonnellate, dalla plastica. Lo spazzamento stradale e i rifiuti da costruzione e demolizione, limitatamente ad alcune tipologie di rifiuti derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti in ambito domestico, sono stati, come dicevo prima, inclusi per la prima volta nella quota che compone quella raccolta differenziata ai sensi di quanto disposto dal decreto ministeriale del 26 maggio 2016 che ho citato in precedenza. Andando adesso a vedere le percentuali distinte per regione, la percentuale più alta di raccolta differenziata è stata conseguita dalla regione Veneto nel 2015 con quasi il 73%, seguito dal Trentino, la Lombardia e dal Friuli, tutte al di sopra dell'obiettivo del 65% che il legislatore comunitario e nazionale avevano fissato per il 2012. Superano il 60% di raccolta differenziata l'Emilia e la Sardegna e molto vicina a questo valore anche le Marche. Le percentuali minori si osservano invece per il Molise al 28% e per la Sicilia, la quale, pur mostrando una crescita delle percentuali rispetto al 2015, questo nella regione, vedremo poi che non è così purtroppo per la città di Palermo, la Sicilia, dicevo, si attesta ancora poco al di sopra del 15%.
Se questo dato lo riferiamo alle province con una percentuale di raccolta differenziata superiore al 65%, vediamo che i livelli più elevati si registrano nella provincia di Treviso, che nel 2016 si attesta quasi all'88%, seguita da Mantova, Pordenone e Belluno. Superiori al 75% i tassi di raccolta nelle province di Cremona e di Vicenza, prossimi a questo valore le province di Varese, Trento e Parma. Anche in questo caso i livelli più bassi di raccolta differenziata, parliamo di livelli inferiori o di poco superiori al 10%, si registrano nelle province siciliane, in particolare Palermo, Siracusa ed Enna. Per quanto riguarda invece i comuni più popolosi, cioè parliamo con popolazione residente superiore ai 200.000 abitanti e complessivamente sono 15, si osserva una percentuale media di raccolta differenziata pari al 39,8%, 12,7 punti in meno del valore medio nazionale. Il maggior livello di raccolta si osserva per Milano, 57,6%, seguito da Venezia, Padova e Verona. Firenze si attesta intorno al 50,3%, Bologna al 46% e Torino al 42,1%. Roma e Trieste superano il 40% di raccolta, Roma nel 2015 si attesta al 42%, supera anzi il 30% di raccolta Napoli, con una crescita di oltre 7 punti rispetto al 2015, di poco superiori al 10% sono i tassi di Messina e Catania, mentre purtroppo Palermo, come vi dicevo prima, denota un dato in contrazione, in controtendenza anche rispetto al valore regionale, al valore osservato nell'anno precedente, che scende e si attesta dall'8,1 del 2015 al 7,2 del 2016. Andando adesso a parlare di riciclaggio di materia, per riciclaggio di rifiuti urbani, la percentuale di riciclaggio calcolata ai sensi della direttiva 98/2009 e secondo la metodologia 2 della decisione 753 del 2011 dell'Unione Europea, questa percentuale si attesta al 47,7% con un aumento di 1,7% rispetto al 2015, mentre con riferimento al quinquennio precedente, cioè il 2010-2016, si osserva un aumento significativo del tasso di riciclaggio di quasi 11 punti percentuali. Come sono stati gestiti i rifiuti urbani nello scorso anno nel nostro paese? L'analisi dei dati evidenzia che circa il 25% dei rifiuti urbani prodotti viene smaltito in discarica, mentre il riciclaggio delle diverse frazioni provenienti dalla raccolta differenziata o dagli impianti di TMB dei rifiuti urbani raggiunge nel suo insieme il 45% della produzione. Di questi, il 19% è costituito dal recupero di materia della frazione organica da raccolta differenziata, parliamo di umido più verde, e oltre il 26% dal recupero delle altre frazioni merceologiche. Il 18% dei rifiuti urbani prodotti è incenerito, mentre circa il 2% viene inviato ad impianti produttivi quali cementifici, centrali termoelettriche ed altri, per essere utilizzato all'interno del ciclo produttivo e per produrre energia. Le restanti quote sono destinate ad altre operazioni indicate nel grafico, tra cui con la copertura delle discariche, i trattamenti intermedi, le esportazioni. Riguardo quest'ultimo punto, cioè riguardo le esportazioni, possiamo notare che Austria e Ungheria sono i paesi verso i quali esportiamo le maggiori quantità di rifiuti urbani. L'Italia esporta soprattutto ai fini dell'incenerimento con recupero di energia, combustibile solido secondario, il cosiddetto CSS, e i rifiuti prodotti dal trattamento meccanico, mentre sono circa 208.000 le tonnellate di rifiuti importate nel nostro paese nel 2016. Il maggior quantitativo proviene dalla vicina Svizzera, prevalentemente rifiuti di imballaggio e vetro, ed è destinato ad impianti di recupero e lavorazione che per la maggior parte dei casi si trovano ubicati in Lombardia. I rifiuti smaltiti in discarica, andando avanti rapidamente in questa analisi, nel 2016 sono circa 7,4 milioni di tonnellate e fanno registrare, questo è un altro dato positivo, una riduzione di circa il 5% rispetto al 2015, quasi 390.000 tonnellate di rifiuti in meno. Inoltre, circa 5,7 milioni di tonnellate di rifiuti urbani sono recuperati in impianti di trattamento biologico, anche qui più il 10% rispetto al 2015, e di questi quasi 3,4 milioni sono avviati ad impianti di compostaggio, circa 2 milioni di tonnellate ad impianti di trattamento integrato aerobico anaerobico, poco più di 249.000 tonnellate sono trattate in impianti di gestione anaerobica.
L'incenerimento interessa 5,4 milioni di tonnellate con una flessione del 3,2% rispetto al 2015. Parlando del trattamento biologico dei rifiuti nello scorso anno, vorrei dire che i processi biologici dedicati al recupero di materia dei rifiuti urbani sono caratterizzati da una costante evoluzione della dotazione impiantistica e delle tecnologie di trattamento. L'intero sistema può contare, nell'anno 2016, come vedete anche in questa slide, su 326 impianti, erano 309 nel 2015, e in particolare 274 sono quelli dedicati al solo trattamento aerobico, cioè il compostaggio, sono 11 in più rispetto all'anno precedente, 31 più 7 rispetto al 2015 sono gli impianti di trattamento integrato anaerobico-aerobico e 21 rispetto ai 20 del 2015 sono gli impianti di digestione anaerobica. Nel 2016 la quantità totale dei rifiuti recuperati attraverso i processi di trattamento biologico indica rispetto al 2015 una differenza di 527.000 tonnellate con un aumento corrispondente pari a circa l'8%. Circa 3,4 milioni di tonnellate, parliamo di quasi il 60% del totale trattato della frazione organica da raccolta differenziata, viene gestito in impianti di compostaggio, mentre la quota avviata al trattamento integrato anaerobico-aerobico con circa 2,1 milioni di tonnellate costituisce il 36,3% del totale complessivo. Il restante 4,3%, parliamo di circa 250.000 tonnellate, viene trattato in impianti di digestione anaerobica. Andando agli impianti di TMB nel 2016, possiamo dire che a questo tipo di trattamento è stato avviato lo scorso anno un quantitativo di rifiuti pari a quasi 11 milioni di tonnellate. Rispetto al 2015 si assiste quindi a un aumento del 4,1%. Nel 2016 gli impianti operativi sul territorio nazionale, quelli censiti, perlomeno erano pari a 130 ed includono anche alcuni impianti di solo trattamento meccanico che trattano prevalentemente il rifiuto indifferenziato. Nel nord sono presenti 42 impianti, 36 nel centro, 52 al sud. Al nord vengono trattate 2 milioni e mezzo di tonnellate di rifiuti, al centro 3,2 milioni di tonnellate e al sud i rifiuti trattati sono oltre 5,2 milioni. Sempre più quindi il trattamento meccanico biologico rappresenta la forma di gestione utilizzata per pretrattare i rifiuti da smaltire in discarica e questo secondo noi costituisce la ragione e la causa dell'aumento considerevole delle quantità trattate rispetto agli anni precedenti. Veniamo adesso agli impianti di incenerimento. Nel 2016 sono stati censiti come impianti operativi del nostro paese 41 impianti di incenerimento che trattano rifiuti urbani, inclusa la frazione secca, il CSS e il bioessiccato derivanti dal trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani stessi. Il parco impiantistico, lo sappiamo, questo non è un dato nuovo, non è distribuito uniformemente sul territorio nazionale. Il 63% delle infrastrutture è localizzato nelle regioni settentrionali, 26 impianti, mentre nel centro e nel sud gli impianti di incenerimento operativi sono rispettivamente 8 e 7. I rifiuti urbani inceneriti, comprensivi della frazione secca e del CSS ottenuti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani stessi nel 2016, sono 5,4 milioni di tonnellate, con una contrazione del 3,2% rispetto al 2015. Di questi, quasi il 70% è trattato al nord, il 12% al centro e il 19% nel sud del paese. Veniamo alla situazione delle discariche, mi avvio poi rapidamente alla conclusione. Nel 2016 134 discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi hanno ricevuto rifiuti provenienti dal circuito urbano, ben 15 in meno rispetto al 2015, quindi è un 10% in meno che direi un dato significativo. I rifiuti smaltiti in discarica nel 2016 ammontano a circa 7,4 milioni di tonnellate, facendo registrare rispetto alla rilevazione del precedente anno una riduzione di circa il 5%, parliamo di quasi 400.000 tonnellate di rifiuti. Se analizziamo il dato per macroarea geografica, osserviamo che la riduzione maggiore è riferibile al nord, meno 13%, dove circa 250.000 tonnellate in meno di rifiuti sono smaltite in discarica, al centro meno 4% e dal sud meno 2%, si registrano riduzioni dello smaltimento più contenute, ma comunque direi ugualmente significative. Vorrei chiudere con due slide che dicono e raccontano anche del lavoro che abbiamo fatto su input del Ministero e nell'ambito della cornice più ampia del sistema nazionale che
ormai da un anno, da quasi un, da un anno è stata approvata la legge, da una decina di mesi è poi entrato in vigore. L'ISPRA è finalmente, direi, riuscita ad organizzare il catasto dei rifiuti di quell'articolo 189 del decreto legislativo 152 per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del catasto telematico che ovviamente dobbiamo migliorare, implementare col contributo, ripeto, di tutto il sistema, di tutti gli operatori, assicura però un quadro conoscitivo completo e aggiornato costantemente in materia di produzione e gestione dei rifiuti urbani e speciali. Non posso, l'ho già detto, non citare il fatto che i dati sono acquisiti dall'Istituto grazie al contributo delle sezioni regionali del catasto e grazie ad un contributo imprescindibile che continuo anche oggi da qui in questa sede a chiedere, il contributo da parte di tutti i soggetti pubblici detentori dell'informazione, nonché attraverso il modello unico di dichiarazione ambientale, e sono elaborati e pubblicati con cadenza annuale. Sul sito del Catasto Rifiuti, peraltro, per chi volesse consultarlo, è anche presente la serie storica 2010-2016 dei dati di produzione e raccolta differenziata, sino al dettaglio comunale, che non è, diciamo, indifferente, e i dati 2015-2016 sulla gestione dei rifiuti urbani. Veramente questa è l'ultima slide. Il rapporto rifiuti urbani fornisce inoltre informazioni aggiornate sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, ne parleremo anche dopo durante la tavola rotonda, sui costi dei servizi di igiene urbana, che è un altro argomento che nella presentazione, anche per ragioni di tempo, non ho trattato, ma che merita un approfondimento e un'analisi, sull'applicazione del sistema di tariffazione puntuale su un campione di comuni, credo anche questo sarà uno dei temi della tavola rotonda, e sullo stato della pianificazione territoriale aggiornata al 2017. Forniamo inoltre sul rapporto rifiuti urbani aggiornati all'anno 2016 i dati sui rifiuti di imballaggio, raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero, le informazioni sul monitoraggio dell'ISPRA sui costi di igiene urbana, ripeto, sull'applicazione del sistema tariffario con un focus su un campione dei comuni che applicano, come dicevo prima, il sistema della tariffazione puntuale. Questi, diciamo, sono gli elementi caratteristici e salienti del rapporto di quest'anno. Ripeto, ringrazio i colleghi del Centro Nazionale Rifiuti, tutti quanti per lo sforzo profuso per la realizzazione di questo prodotto e anche per quanto fanno durante il resto, diciamo, dell'anno lavorativo in una materia così complessa, delicata, permettetemi il termine, ostica. È stato il mio primo rapporto da presidente, non è cambiato molto, pensavo di fare un altro ruolo, insomma, almeno quello, invece no. Ho dovuto presentare anche questo, ma lo faccio ovviamente con l'orgoglio di aver presentato un rapporto che, ripeto, è frutto di un lavoro costante, attento, scientificamente particolarmente qualificante e qualificato da parte di tanti colleghi, non solo quelli di ISPRA, ma di tutto il sistema, che hanno, diciamo, raccolto e accettato appunto questa scommessa di diventare sistema nazionale per la protezione ambientale. Vi ringrazio.